Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e ormai non posso nascondere la mia passione per questo marchio, gli SDT. Infatti oggi vediamo questo caricabatterie veramente incredibile, sempre della ISDT. Per capire perché dico incredibile, andiamo a confrontarlo con questo caricabatterie della Radiolink. Questo caricabatterie della Radiolink può erogare fino a 750 watt, invece questo può erogare fino a 1000 watt. Ok, quindi questo è molto più potente di questo, ma vi prego di osservare la dimensione di questo rispetto a questo. L'altra cosa che la telecamera non vi fa vedere è il peso. Infatti adesso vi faccio vedere il peso. Questo pesa 300 grammi solamente, invece questo pesa 1 kg e 179 grammi. Non solo, questo costa circa 85 euro, invece questo lo prendete spedito a casa a 75 euro e probabilmente se riesco a ottenere un coupon sconto ve lo lascio nella descrizione del video come al solito, così da poterlo prendere ancora a meno. Ma se osserviamo attentamente possiamo notare ancora altre differenze, perché questo riesce a prendere come input da 11 a 30 volt, invece questo ha un range maggiore, riesce a prendere da 12 fino a 40 volt. Ma in realtà questo confronto non è per niente corretto, in quanto quello che può offrire questo caricabatterie è unico e differente da tutti gli altri caricabatterie che abbiamo visto su questo canale, perché questo caricabatterie incorpora la tecnologia BatGo, ovvero se abbiamo una batteria come questa che incorpora anche lei la tecnologia BatGo, basta collegare la batteria al nostro caricabatterie e colleghiamo ovviamente anche il nostro connettore bilanciatore, e a questo punto possiamo andare nel menu e come potete notare qua non devo fare nient'altro che schiacciare start per partire con la carica. Perché? Perché come abbiamo visto qui nella recensione di queste batterie incredibili, possiamo impostare tutti i valori di carica, scarica, di storage eccetera eccetera all'interno della batteria, che una volta collegata nel carica batterie vengono riconosciute e lette e non dobbiamo impostare niente. Mentre negli altri caricabatterie come quello che abbiamo visto prima o anche i classici caricabatterie a 4 bottoni dobbiamo andare a impostare ogni volta a quanti ampere dobbiamo caricare la batteria, quante celle è la batteria, potremmo anche sbagliare e magari rovinare la batteria, o potrebbe essere anche pericoloso. Beh, qui non dobbiamo fare nient'altro, il caricabatterie riconosce la batteria e una volta configurata la batteria il caricabatterie la carica alla nostra configurazione di sempre. Infatti vedete che questa è qua è stata riconosciuta come batteria 4S, è stato riconosciuto il programma che avevo impostato già nella batteria che deve caricarla a 1,5 ampere, a 1C, perché questa batteria è da 1500 mAh ora. Questo carica le batterie fino a 6S, questo invece carica le batterie fino a 8S, ovvero 8 celle. Se collego invece questa batteria da 1300 mAh ora, che anche lei è impostata già, l'avevo impostata tempo fa, e andiamo nel menu di carica, clicchiamo su start e inizia a caricarla. Come inizia a caricarla? Beh, come l'ho impostata nella sua configurazione all'interno, che la deve caricare a un massimo di 4,18 volt a 1,3 ampere, perché 1C di una batteria da 1300 mAh è 1,3 ampere. Più semplice e rapido di così veramente non esiste. Ma non solo, noi possiamo utilizzare questo caricabatterie anche per impostare le batterie BatGo, quindi non abbiamo bisogno di un apparecchio del genere, perché basta cliccare e tenere premuto il bottone per entrare nel menu del caricabatterie, nel quale possiamo configurare le impostazioni di default della batteria, non solamente quella che stiamo per caricare, ma anche possiamo utilizzare la porta input. Questo a cosa serve? Ovviamente il menu qua, per esempio questo, è per configurare le impostazioni di questa batteria, invece questo è per configurare questa batteria, e questo è molto utile perché se vogliamo impostare le nostre batterie non abbiamo bisogno di collegare il caricabatteria a una fonte di alimentazione, ma lo colleghiamo direttamente al caricabatterie, la batteria che vogliamo impostare. Andiamo dentro il menu
e a questo punto ci compare solamente un menu perché non abbiamo collegato l'altro, e possiamo per esempio scegliere dopo quanto tempo la batteria deve andare in storage. Scelgo 12 ore, scelgo anche il voltaggio al quale dovrebbe mettersi in storage, 3,75, e questo voltaggio per esempio è utile per caricare le batterie in parallelo tramite questi board come abbiamo fatto in questo video, perché una volta che ho finito di volare cerco di arrivare a diciamo 3,80, 3,85, 3,90 con l'ultimo volo che ho fatto, così il giorno dopo se voglio caricare le batterie in parallelo me le trovo tutte a 3,75, basta inserirle nel carica batterie in parallelo e caricarle. Possiamo scegliere le impostazioni default di carica della batteria, adesso diciamo l'impostazione di questa batteria a 3,7 A, visto che è una batteria da 1500 mAh la metto a 1,5 e gli dico di caricarla a 4,18 V. Esco e poi se la collego da questa parte per caricarla e vado direttamente nel menu di carica, vedete che subito riconosce le impostazioni default che avevo messo, non devo fare altro che schiacciare il bottone start ed è una cosa veramente fantastica perché ci risparmia tempo e molto più sicuro perché diminuendo il numero di volte che dobbiamo introdurre le impostazioni diminuiscono anche gli errori. Il caricabatterie è molto semplice da utilizzare e il menu è veramente molto intuitivo. Sulla fiancata sinistra abbiamo un connettore XC60 maschio dove possiamo utilizzare per esempio una batteria, se siamo nel campo volo prendiamo una batteria 6 celle grossa con la quale possiamo caricare tutte le nostre batterie durante la giornata, o in alternativa se vogliamo utilizzarlo per esempio in garage o in casa possiamo utilizzare un alimentatore come questo potentissimo che possiamo collegarlo qua in questa posizione per caricare tutte le nostre batterie una ad una o in parallelo, perché per sfruttare al massimo questo caricabatterie da 1000 W sarebbe meglio utilizzare la carica in parallelo. Sulla fiancata sinistra abbiamo una porta jack per aggiornare il firmware eventualmente di questo caricabatterie, abbiamo anche connettore USB per alimentare il cellulare o alimentare o caricare anche alcune batterie che hanno un connettore speciale o dei caricabatterie USB. Sulla fiancata destra invece abbiamo sempre un connettore XT60 maschio dove possiamo collegare le batterie che dobbiamo caricare o possiamo collegare anche i nostri board di carica in parallelo, e a fianco abbiamo un connettore maschio JST XH particolare che come potete notare qui abbiamo dei denti leggermente differenti dal solito e questo evita la connessione errata del nostro connettore bilanciatore perché non possiamo collegarlo al contrario, ma comunque anche se dovesse capitare il caricabatterie ha tutte le protezioni possibili immaginabili dalla sovratensione, dalla corrente eccessiva o anche dall'inversione di polarità eccetera eccetera. Quando colleghiamo una batteria BatGo come questa, come potete notare non abbiamo altre opzioni, diciamo poche opzioni, perché non riconosce direttamente la batteria che è una lipo, riconosce che è una 4S e riconosce che non è una high voltage, quindi non deve caricare al di sopra di 420. Possiamo cambiare la corrente, ecco, possiamo gestire la corrente come vogliamo, possiamo caricare la batteria, possiamo scaricarla, possiamo anche metterla in storage. Ecco, volevo farvi notare una cosa: se vogliamo caricarla qui, come potete notare non possiamo fare niente, non possiamo cambiare il voltaggio quando la carichiamo, lo stesso vale anche per la scarica, se vogliamo scaricarla anche qua non possiamo decidere fino a che voltaggio scaricarla, lo stesso vale anche per lo storage, qua decide di metterla a 3,8 V. Queste opzioni le possiamo cambiare, ma le possiamo cambiare nel microchip all'interno della batteria. Se clicchiamo, teniamo premuto il BatGo, andiamo a scegliere questa batteria, non questa. Come potete notare qua l'impostazione è storage 3,8 V, se voglio metterla a 3,75 V o per esempio la carica a 3,18 V, torno indietro e se voglio caricarla vedete che le impostazioni sono state salvate sulla batteria e le prende direttamente la batteria. Se invece andiamo a mettere una batteria normale come questa qui, ecco, tutte queste opzioni le dobbiamo
inserire ogni volta. Vedete che qua questa era l'impostazione precedente, però posso cambiarla. Vedete qua c'è la manina per dire che questa va bene 4,20 volt, perché ha rilevato che è una batteria ai polimeri di litio, quindi ci dice questo. Però comunque possiamo scegliere il voltaggio che vogliamo e caricare al voltaggio che vogliamo. Per quanto riguarda il numero di celle 4S, lo sappiamo che 4S, se cerchiamo di caricarla a 5S e partiamo con la ricarica, comunque la carica 4S. Questo l'abbiamo visto anche nel suo fratello più piccolo Q6 Plus, che ha tutte queste protezioni, ecco. E se non avete un caricabatterie così potente, vi consiglio vivamente di prendere questo fantastico caricabatterie, ecco. Però se avete intenzione di sfruttare appieno la tecnologia BatGo prendendo queste batterie, questo caricabatterie sarebbe il massimo, almeno per me. Ecco, per quanto riguarda la funzione discharge, possiamo scegliere di scaricare la batteria fino a 5 ampere di corrente, che è una cosa fantastica, e il massimo, diciamo, di carica batterie che ho mai visto che può scaricare una batteria era mezzo ampere o un ampere al massimo. Ecco, questo qua carica batterie riesce a scaricarla a 5 ampere, e questo velocizza tantissimo il processo di scaricamento della batteria, eventualmente se volete metterla in storage. Ma una cosa che potete fare, potete scaricare la batteria per esempio al livello che volete voi. Potete decidere di scaricarla quanto volete, da 3,4 volt fino a 3,2 volt. Ecco, questa funzione non so a che cosa potrebbe servire, perché lo storage è quello più sicuro e è quello che possiamo fare noi. Ecco qua, possiamo scegliere da 3,9 volt fino a 3,7 volt. Tra l'altro questi livelli di voltaggio sono livelli di voltaggio raccomandati, quindi anche se siete principianti con questo qua caricabatterie non potete assolutamente sbagliare. Né lui sbaglia né vi fa sbagliare. Insomma, per principianti e esperti non posso non raccomandare un caricabatterie del genere. Possiamo impostare l'input limit, che come potete notare qua ho collegato la batteria per alimentare il caricabatterie, e quindi prende la corrente da qui e la carica in questa batteria. Infatti mi ha fatto qualcuno di voi una domanda: cosa succede se continuo a caricare? Ecco, il caricabatterie mi fa scegliere di smettere di caricare quando questa batteria arriva a 3,75 volt per cella o 3,3 per cella. Questo ovviamente mi permette di evitare di scaricare la mia batteria, e qua ha scelto questi due livelli perché ha riconosciuto che questa è una batteria 4 celle, eccetera eccetera, quindi l'ha riconosciuta. Se volessi invece alimentare questo caricabatterie invece con questa batteria che non viene riconosciuta la sua capacità, o non viene riconosciuta come batteria, perché il caricabatterie non può sapere che magari è un alimentatore, ecco, posso andare nelle opzioni a scegliere il voltaggio totale minimo al quale non deve scendere sotto la mia batteria. Questa è una batteria 4 celle, se voglio impostare questo caricabatterie la faccio, lo metto a 14 volt minimo. Ecco, sotto i 14 volt non deve scendere il voltaggio della batteria. Se scende, il caricabatterie smette di caricare. Posso anche limitare la massima potenza che può prelevare dalla mia batteria. Supponiamo che non voglio sforzare la mia batteria, voglio prelevare solamente 10C, quindi 1,3 per 10 sono 13 ampere, e sono 4 celle, quindi la potenza e la corrente per il voltaggio o la tensione, quindi 14 per 14,8, sono 192 watt. Quindi qua posso impostare che la massima potenza che può prelevare da questa batteria e di 190 o 200 watt, facciamo così da evitare di danneggiare la mia batteria. Lo stesso vale anche eventualmente per un mio alimentatore esterno. Questa è una cosa molto utile se io ho un alimentatore per esempio che non supporta i 1000 watt ma ha un massimo di 200 watt. Ecco, posso impostare 200 watt, così non andrà a prelevare e bruciare il mio alimentatore. Questo caricabatterie è capace di caricare le batterie ai polimeri di litio standard, quindi che arrivano fino a 4,2 volt. È capace anche di caricare le high voltage, e qua possiamo decidere di salire
fino a 35, fino a 4,4 volte addirittura, ecco. Può caricare anche le batterie agli ioni di litio, può caricare le batterie ai fosfati di litro, life o piombo, o nickel metallidruro o anche nickel cadmio. Abbiamo detto che può caricare le batterie fino a 8 celle, a massimo un massimo di 30 ampere, e se colleghiamo una batteria abilitata BatGo possiamo, oltre a diciamo impostare le nostre preferenze all'interno della batteria così da non doverle digitare ogni volta, possiamo anche vedere le informazioni, per esempio la temperatura della batteria, possiamo vedere a quanti C massimi possiamo caricarla, 5C, quindi 5 per 1,5 sono 7,5 ampere, se non sbaglio. Possiamo anche vedere il produttore a quanto dichiara, diciamo, il massimo, la massima scarica che possiamo prelevare dalla batteria, in questo caso 80C, ecco, e possiamo vedere anche tutte le eccezioni, che in questo caso quante volte per esempio è stata caricata e scaricata questa batteria. Questa è nuova, non è mai stata caricata né scaricata. Questa invece dovrebbe essere diciamo quasi nuova, è stata forse caricata una o due volte, ecco, una volta, vedete. E possiamo anche, se teniamo premuto il bottone, andare sul BatGo e vedere il diciamo il registro delle eccezioni, se abbiamo superato la temperatura massima. Ecco, tutte queste informazioni le trovate nel video che ho fatto sul BatGo. Per quanto riguarda la rumorosità di questo caricabatterie, ecco, il caricabatterie in sé non è rumoroso se non carichiamo con diciamo con una corrente molto alta. Per esempio, se stiamo caricando 10 batterie insieme in parallelo con questo caricabatterie e la ventola inizia a funzionare al massimo, vedete che la ventola è una cosa incredibile, molto molto forte, e probabilmente non avrete potuto sentire la mia voce dalla ventola, dal rumore della ventola. Ecco, di sicuro mi sento di raccomandare fortemente questo caricabatterie con le batterie BatGo, specialmente ai principianti, perché non c'è spazio per l'errore. Notate che questa batteria, abbiamo detto, è una batteria da 1,3 ampere con diciamo una carica massima di 5C, e se andiamo a cercare di caricarla di più di 5C il caricabatterie non ce lo fa fare, perché sennò danneggiamo la nostra batteria. E se mettiamo un'altra batteria o un altro caricabatterie, utilizziamo un altro caricabatterie e siamo principianti, magari sbagliamo il numero, potremmo danneggiare la nostra batteria, e peggio ancora, potrebbe anche gonfiarsi e incendiarsi se decidiamo di caricare una batteria del genere a 30 ampere. E anche qui raccomando le batterie BatGo per le motivazioni che ho menzionato nel video della carica in parallelo che abbiamo visto precedentemente. Oltre alla pellicola già applicata dalla fabbrica sul caricabatterie, ci danno anche un'altra pellicola, eventualmente se vogliamo applicarla per proteggere il nostro caricabatterie. E nella scatola troviamo anche un piccolo non manuale di istruzioni, perché diciamo che questo caricabatterie non ha bisogno di un manuale di istruzioni e non si può sbagliare, specialmente se abbiamo le batterie BatGo. Però c'è comunque ci sono le specifiche tecniche e alcune indicazioni sui componenti del caricabatterie. Ci danno anche un po' di stickers che a qualcuno fanno piacere. Il caricabatterie durante la carica, oltre a farci vedere il voltaggio delle singole celle, il voltaggio totale della batteria e a quanto la sta caricando, 10 mAh in questo momento, ci fa vedere anche il tempo di carica trascorso, ci fa vedere anche la resistenza interna di ogni cella. Adesso qua abbiamo diciamo lo sto caricando da poco, quindi non ha ancora finito di misurare la resistenza correttamente. Ci fa vedere anche la temperatura della batteria se è una BatGo, ci fa vedere anche il voltaggio e il wattaggio della batteria, ci fa vedere anche il voltaggio di alimentazione dell'alimentatore al quale abbiamo collegato la batteria e a quanti watt sta prelevando dal nostro alimentatore in questo momento, ci fa vedere quanti watt escono. E questo caricabatterie è molto efficiente rispetto a tutti i caricabatterie che ho, ci fa vedere anche quanti milliwatt ora sta caricando nella batteria, oltre a tutte le informazioni BatGo. E come al solito vi lascio il link a questo magnifico caricabatterie nella descrizione del video, assieme anche alle batterie e un coupon sconto per chi lo vuole acquistare. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.